Fondazione Filadelfia con legge regionale. Va sottolineato che è entrata successivamente alla Costituzione all'atto costitutivo fatto, scusate, allo statuto fatto dal Comune di Torino nel 2008. Dopo l'ingresso, la Regione Piemonte è stato uno dei soggetti fondatori della fondazione, e oggi devo dire che arriva, tralascio ovviamente ciò che la fondazione ha fatto perché è a voi noto, arriva uno degli aspetti più significativi, cioè quello dell'intervento economico. Come intendiamo intervenire per garantire la copertura economica per la ricostruzione del Filadelfia? Intanto con un importo pari a quello dell'amministrazione comunale, cioè 3,5 milioni di euro, ricordando che e non è assolutamente per volontà polemica, che la Regione come istituzione non ha lo stesso, non avrebbe lo stesso impegno, o potrebbe non avere lo stesso impegno economico dell'amministrazione comunale, che comunque dall'operazione intorno allo stadio Filadelfia al comunale ha incassato ovviamente delle cose. È un momento importante. Il Vignale ha già illustrato quelli che sono i meccanismi tecnici. Io intendo solo sottolineare l'importanza di questo intervento, su cui la Regione, il punto del governatore, ha fatto tutte le dovute riflessioni del caso, tutte le valutazioni, anche quelli che sarebbero stati i ritorni, anche in termini turistico, oltre che sportivo, di quello che è l'intervento sulla ricostruzione del Filadelfia. Perché noi abbiamo la prova diretta non soltanto attraverso una verifica di quelle che sono le visite dei turisti sportivi, i nostri grandi eventi sportivi, ma di questa tipologia per il Torino Calcio, dove si celebra la grande storia del Torino, è sicuramente un'occasione di attrazione in più per la città e per il Piemonte, non dimenticando che poi questi turisti attratti da questi momenti sono poi persone che dormono nei nostri alberghi, pranzano nei nostri ristoranti, entrano nei nostri negozi a comprare, e quindi il meccanismo non è una spesa per noi, ma è un meccanismo di investimento, tant'è che noi mettiamo già le mani avanti, inserendo anche queste risorse per poter essere poi coinvolti nella gestione turistica di questo patrimonio, perché noi crediamo davvero che questo serva non soltanto a scaldare giustamente il cuore che batte di tanti italiani, provenienti italiani per questa grande squadra, ma anche sia un investimento in termini turistici importanti. Direi questo, che noi abbiamo preso un impegno in campagna elettorale, non so se vi ricordate, ma io tutti gli impegni me li ricordo, infatti arriverò alla fine del mandato avendoli onorati. In campagna elettorale io mi ero impegnato su poche cose specifiche, cioè ma sullo stadio Filadelfia mi ero impegnato. E mi ero impegnato per questo motivo, perché ritengo, indipendentemente dalla fede, diciamo, calcistica di ciascuno, che questa struttura sia un pezzo importante della nostra storia, cioè oltre che della storia calcistica, della storia del calcio, della storia della nostra regione, cioè sia un monumento a tutti gli effetti, come può essere la Reggia di Venaria piuttosto che Palazzo Reale, piuttosto che qualunque altro importantissimo monumento che abbiamo nella nostra regione. Lo stadio Filadelfia è un monumento della nostra regione. È un monumento che va anche al di fuori della nostra... È un monumento a livello di tutto il paese, probabilmente anche a livello internazionale. E allora per questo i monumenti non sono cose effimere, ma sono cose che restano e che servono per tutta la comunità. E questo è la motivazione che mi ha spinto a onorare questo impegno preso in campagna elettorale. E quindi a decidere che valeva la pena che ci fosse uno stanziamento pubblico. La modalità, rispondo io? Sì, sì.
la modalità che noi abbiamo individuato non è quella di un'apertura di credito, cioè di una contrazione di un mutuo da parte della Regione Piemonte, ma è quella delle coperture, delle alate del mutuo che la Fondazione farà, ma anche la garanzia all'apertura, perché quando per esempio abbiamo discusso col credito sportivo, il credito sportivo ha chiesto due cose. La prima ovviamente che ci fosse una compartecipazione, cioè non finanziare l'intera opera, anche perché sarebbe poi troppo gravoso in termini successivi di gestione, cioè noi dobbiamo pensare a due cose, uno il costo di realizzazione, ma anche successivamente il costo di gestione, perché è evidente che se la Fondazione si accollasse una rata di mutuo troppo importante, magari oggi gli enti locali spenderebbero di meno, ma sarebbero obbligati a spendere successivamente sulle spese di gestione. Quindi voi ricordate che per esempio quando facemmo il concorso di idee noi non chiedemmo solo una valutazione progettuale sull'impianto, ma anche una valutazione economica. È il lavoro che la Commissione che abbiamo formalmente insediato dopo aver valutato gli elaborati progettuali che oggi sta facendo, non è solo la scrittura di un capitolato per il progetti preliminari, esecutivi e definitivi, ma anche una valutazione della sostenibilità economica dell'impianto, perché questo è un altro aspetto che non possiamo ovviamente trascurare. Quindi noi pagheremo le rate del mutuo che la Fondazione contrarrà, ma garantiremo anche rispetto all'apertura del mutuo. Sarà il credito oppure no? Io credo che la Fondazione avrà interesse a individuare il soggetto che farà la percentuale di interesse minore. Una volta individuato il capitolato, una volta reperite le risorse, e con questo è quello dell'amministrazione comunale, abbiamo fatto due grandi passi, si procederà come per ogni opera pubblica, prima alla sua progettazione e poi alla costruzione. Mi chiedete quando posare una prima pietra, non lo so, perché se vi dicessi una data... L'intervento della società è, come dire, richiesto, auspicato e ben accetto. Posso poi dire che c'è una doppia valenza rispetto al termine FCI, cioè è estremamente importante l'utilizzo, no? Che ovviamente ne farà il termine FCI. Da questo punto di vista il versamento economico è certamente importante, ma è altresì importante il costo che il versamento annuo che il Torino FCI farà nell'utilizzo dell'impianto, perché questo significherà coprire per una percentuale molto molto elevata i costi. Diciamo, c'è da parte nostra la volontà di risolvere una questione che è annosa, molto annosa direi, partiamo da Novelli erano stati raccolti i fondi e poi mi sembra nel 97, no? Poi si erano stati usati per abbattere lo stadio ed è rimasto lì dal 97 come un rudere e quindi è una vicenda che non dico che è una piaga, però insomma è un piccolo neo, no, per quanto riguarda la città di Torino e sicuramente per quanto riguarda i tifosi del Toro e per quanto riguarda i tifosi in generale, no, è una piaga, qualcosa di più di un piccolo neo. E quindi è ovvio che l'appello, che c'è un appello forte alla società,